Buongiorno telespettatori, ben ritrovati per questa prima edizione del TG6. In apertura è iniziata la rimozione dei rifiuti tossici che ostruiscono via Anelli a Bolognano. Le analisi sul terreno hanno dato esito preoccupante. Ora si attendono fondi ministeriali per continuare la bonifica. Il servizio è di Giuseppe Dintino. Arsenico, cadmio, cobalto, piombo, rame, zinco, pirite. Questi rifiuti industriali trovati tra il cumulo che da 10 anni intasa via Anelli a Bolognano, appena fuori dal sito di interesse nazionale delle discariche tra Piano d'Orta e Bussi sul Tirino. Siccome, seppur per pochi metri, via Anelli non rientra nel SIN, la rimozione non sarà pagata da Edison, giudicata in Cassazione responsabile del disastro ambientale. La Regione ha stanziato 100.000 euro con cui sono state rimosse 155 delle 285 tonnellate di rifiuti tossici e ora si cercano fondi ministeriali per continuare la rimozione. I valori sono talmente alti da raggiungere criticità sia per quello che riguarda la tossicità dei materiali, l'ecotossicità e anche il rischio cancerogeno. Quindi adesso dobbiamo intanto finire a togliere quel cumulo, mettere in sicurezza eventualmente la strada e poi spingerci col Ministero, a cui sono stati già trasmessi i dati raccolti, per avere i finanziamenti necessari all'estensione del sito SIN a tutta l'area che abbiamo visto essere interessata dai rifiuti contaminati. Intanto la preoccupazione è che le sostanze lì sepolte possano spostarsi nel sottosuolo, contaminando anche altre zone. Quel cumulo di rifiuti fu abbandonato lì probabilmente tra il 2012 e il 2014 e da allora la strada è interrotta. All'epoca gli accertamenti delle forze dell'ordine non furono in grado di determinare gli autori dell'illecito. Il sindaco di Bolognano però non si arrende e promette di attivare ogni azione utile a individuare i responsabili. Sarà sicuramente adesso scatteranno delle indagini da parte della polizia provinciale per capire se la parte sottostante a quei cumuli che stavano sopra e quella strada pubblica sono tantomeno riconducibili alle stesse scorie inquinate che stanno all'interno del sito già oggetto di bonifica. Quindi si sta allargando a macchia d'olio la problematica dell'inquinamento sul sito ex Montecatini di Piano d'Orta, andiamo ad interessare altri diciamo, pezzi di territorio e nello stesso momento tenete presente che incomincio a preoccuparmi e che incomincia a diventare anche un problema sociale per i residenti che sono anni e anni e anni che oltre a vedersi deprezzate le loro proprietà residenziali e quant'altro si vedono sottoposte anche ad un'azione sanitaria. E voltiamo pagina. La Regione con l'ARAP, l'azienda regionale per le attività produttive, promuove i suoi prodotti e le sue eccellenze sul mercato esaudita. Per 4 giorni 29 operatori arabi saranno in Abruzzo per importanti contatti con aziende abruzzesi. Paolo Renzetti. L'Abruzzo raccoglie i primi risultati concreti dell'iniziativa di internazionalizzazione dell'agri-food sostenibile di qualità portato avanti da mesi dalla Regione per mano dell'ARAP. Per 4 giorni una delegazione di 29 importanti buyers manager del ricco mercato arabo operanti nel settore degli ipermarket, dei grandi alberghi, degli autogrill, delle catene di ristoranti e dell'intrattenimento sono in visita nelle 4 province abruzzesi in una missione che fa parte di un progetto partito nei mesi scorsi ed è entrato nel vivo grazie alle spedizioni della Regione Abruzzo all'Expo di Dubai e a Bruxelles. L'attività di oggi, quindi la visita della delegazione, una delegazione nutrita e soprattutto autorevole perché il governo diciamo saudita insieme ai suoi rappresentanti del mondo della distribuzione, della grande e piccola distribuzione, i rappresentanti soprattutto degli operatori economici, quindi ci sono oggi rappresentanti degli hotel, del catene di hotel e soprattutto anche addirittura dei cuochi, quindi dei cuochi sauditi e quindi tutti gli operatori economici che girano, ruotano attorno dell'agri-food, penso sia oggi una giornata importantissima. È una giornata che noi diciamo valutiamo nel solco delle attività già iniziate in occasione dell'Expo Universale, dove l'azienda regionale delle attività produttive è stata delegata dal Consiglio e dalla Giunta della Regione Abruzzo per rappresentare
portare la regione all'interno dell'Expo Universale 2020. Un effetto collaterale positivo delle missioni fatte nelle settimane scorse, quindi una missione assolutamente importante perché è fatta di player importanti che rappresentano la grande distribuzione, che rappresentano le grandi catene hoteliere, quindi c'è molto spazio e sono anche già rimasti sorpresi dalla qualità dei nostri prodotti che soltanto a pranzo abbiamo, diciamo, minimamente testato. Quindi da un punto di vista operativo credo che questa missione di 4 giorni in tutto l'Abruzzo, perché saremo all'Aquila, saremo a Teramo, saremo a Chieti e oggi siamo qui a Pescara, porterà dei frutti importantissimi. Oggi noi rappresentiamo le miglior case d'Italia. Abbiamo più di 45 prodotti italiani al mio mercato che io li importo direttamente dall'Italia. E non è una, noi siamo venuti in Abruzzo per vedere se c'è un'altra opportunità di aprire differenti settori alimentare e speriamo che in questi 4 giorni faremo un grande business e un grande attività. È sempre l'Abruzzo in vetrina, al via da oggi un tour esperienziale dell'Abruzzo con 20 buyers provenienti da Stati Uniti, Canada e Polonia. Evento presentato questa mattina al porto turistico di Pescara. Al via da oggi un tour esperienziale dell'Abruzzo per 3 giorni fino all'11 maggio. 20 buyer provenienti da Stati Uniti d'America, Canada e Polonia incontreranno 81 aziende abruzzesi, programmati 371 incontri ed un tour riservato al mondo delle birre artigianali, prodotto particolarmente ricercato dai consumatori dei 3 paesi coinvolti. Sono questi alcuni dei numeri dell'evento denominato Discovering Abruzzo, organizzato da Assocamere Estero, associazione delle camere di commercio italiane all'estero, in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti Pescara, la Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, il Dipartimento Agricoltura, con il coordinamento di Agenzia di Sviluppo. L'evento fa parte del progetto True Italian Test, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per valorizzare e salvaguardare il prodotto agroalimentare autentico italiano. Un progetto di grande collaborazione che ormai abbiamo instaurato insieme alla Camera di Commercio Chieti Pescara, alla Camera di Commercio Gran Sasso, un lavoro sinergico che stiamo facendo per rappresentare l'Abruzzo nel mondo e portare il mondo in Abruzzo. Questo è il motivo vero per cui noi stiamo lavorando, è il progetto su cui stiamo costruendo le basi per far sì che l'internazionalizzazione sia un'opportunità vera per le nostre aziende che sono fantastiche con prodotti fantastici. Iniziative come queste permettono agli operatori esteri di entrare direttamente in contatto con il territorio, quindi di conoscere non solo il prodotto ma anche il territorio da cui questo prodotto ha origine e poterne quindi capire le qualità, i processi di produzione e i valori che ci sono dietro, e solo tramite una conoscenza diretta poi un operatore può all'estero promuovere al meglio questo prodotto. Noi insieme all'assessorato dell'agricoltura della regione, la Camera di Commercio del Gran Sasso, stiamo gestendo questa operazione di promozione del nostro territorio verso paesi sicuramente molto interessati al nostro territorio. È un'occasione da fare con intelligenza, perché noi dobbiamo mettere al vivo le eccellenze nostre, che sono tante. Stiamo facendo progressi anche a livello di recettività turistica e a livello ambientale con i nostri parchi, le nostre riserve naturali, la via verde dei Trabocchi, e è il momento che lo facciamo vedere al mondo e speriamo che sicuramente avremo dei risultati. L'avvertenza dei lavoratori ex Yokohama, oggi Alfagomma. La CGL manifesta in un comunicato le proprie doglianze, tornando sull'avvertenza dopo 18 mesi, perché ad oggi non solo non c'è concretezza e contezza degli accordi presi in materia di ricollocazione, ma addirittura una parte dei lavoratori con contratto a termine non viene ancora riconfermata. Chiediamo, fa sapere la CGL alla Regione, che si faccia da garante sull'accordo siglato nel mese di novembre 2020 affinché si possa verificare da subito
il totale rientro di tutti i dipendenti con un contratto a tempo indeterminato. Ricordiamo che una decina di persone che non sono mai rientrate e vivono di ciò che resta della Naspi che ormai volge al termine. Ci aspettiamo, conclude la CGIL, una presa di posizione dalla Regione e dal Comune di Ortona affinché si possa ripristinare il dovuto. E ad Alfagomme diciamo che oltre alla vantaggiosa operazione del sito di Ortona ricollochino gli 80 lavoratori in carico. Presentato questa mattina dalla provincia di Teramo l'intervento che verrà realizzato fra i territori dei due comuni montani finanziato con i fondi complementari del PNRR dalla cabina di regia. Il progetto che prevede interventi che mirano a favorire la destagionalizzazione dell'offerta turistica del comparto montano teramano è stato condiviso con i comuni di Pietracamela e Fano Adriano e realizza proposte avanzate dalle comunità locali. La situazione attuale della montagna è quello che tutti possono vedere, un totale stato di abbandono su Prato Selva, è un periodo di stallo negativo che porta a far sì che Prati Titivo oggi rimanga chiuso. Quindi è quello l'auspicio che veramente le due stazioni tornino agli antichi splendori. Per quanto riguarda invece la progettazione di oggi delle montagne illuminate, abbiamo presentato noi la riqualificazione di una falesa con un ponte tibetano e un volo dell'angelo e credo che anche l'altra amministrazione, ma anche lì lavoreremo insieme per far sì che appunto che questi fondi vengano spesi nel miglior dei modi nei nostri territori. Sono 2.400.000 euro che la provincia ha attirato con i fondi del PNRR grazie alla regione Abruzzo, ecco, per il nostro comprensorio della montagna, un progetto di destagionalizzazione turistica, ecco, visto che le temperature aumentano e abbiamo sempre, ecco, meno opportunità di sciare, ecco, si pensa ad un progetto di skyline che unisca i territori di Fano Adriano e di Pietracamela, oltre a fare un progetto di arrampicata su una parete rocciosa che già è adibita, ecco, sono progetti importanti per avere un turismo, ecco, 360 giorni l'anno. Questo era l'obiettivo che ci siamo prefissati, oltre in parallelo di sistemare, ecco, 30 anni di storia tra Praditivo e Praticella per quanto riguarda gli impianti e speriamo, ecco, di trovare la quadra. Ecco, sono soldi nuovi per interventi nuovi con progetti diversi da quello che sono, ecco, lo sciare nei giorni e nei periodi invernali. Pensare che un paese di 250 abitanti possa lavorare da solo è oggi come oggi una cosa assurda, quindi dobbiamo lavorare con tutti i territori vicinori, con la provincia, con la regione e siccome il territorio è un territorio interessante da un punto di vista naturalistico, da un punto di vista se vogliamo soltanto esclusivamente turistico, vale la pena fare un progetto condiviso. Ed ora voltiamo pagina, dedicata alla solidarietà e all'accoglienza, la mostra Palazzo della provincia di Chieti che conclude un progetto con le scuole sul tema proprio dell'accoglienza. In mostra anche una vasta documentazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze. Sentiamo. La solidarietà come esperienza d'accoglienza è il filo conduttore della mostra Il Rinascimento dei Bambini, approdata in regione grazie al CSV Abruzzo, il centro di servizio per il volontariato. Visitabile fino al 10 maggio nell'androne del Palazzo della Provincia a Chieti, la mostra racconta la storia secolare e ancora attiva dell'accoglienza da parte dell'Ospedale degli Innocenti di Firenze, che fin dal 400 ha accolto 500.000 bambini. Oggi l'Istituto degli Innocenti ospita un ufficio di ricerca dell'UNICEF, case famiglie e servizi educativi e gestisce il Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l'Infanzia. Questo progetto è la ripartenza sostanzialmente di un progetto con le scuole e riguarda l'esperienza del volontariato tra i giovani, quindi sono associazioni, scuole e ragazzi che lavorano assieme affinché possano fare esperienza del mondo del volontariato e quindi avere la possibilità di conoscere questo mondo della gratuità. Una mostra articolata in tre sezioni composte da 34 pannelli. La prima racconta la genesi dell'istituto, la seconda si concentra sulla vita dell'ospedale, la terza, attraverso le pregiate opere d'arte commissionate da istituzioni e donate dai tanti benefattori nel corso dei secoli all'istituto, approfondisce lo stretto legame tra bellezza e carità. Chieti ha una lunga tradizione nell'accoglienza dei minori, addirittura la nostra prima esperienza risale con i cappuccini prima dell'Unità di
d'Italia e si contano circa 7 realtà che si sono adoperate perché questo tipo di esperienza trovasse anche risposte all'interno della nostra città. Quindi ci sembra molto importante che da Firenze siamo riusciti a portare questa mostra qui a Chieti. Speriamo che questa mostra serva a far riflettere non solo su quella che è stata la storia che in qualche modo abbiamo vissuto, ma ci faccia riflettere sulla storia che viviamo oggi e che dovremo vivere domani. La solidarietà non va mai in pensione. Nella sala ipogea di Piazza Garibaldi a Teramo si è aperta oggi l'esposizione I colori del tifo, organizzato dal locale comitato Unicef e dal club Biancorosso, in collaborazione con la scuola primaria Noè Lucidi. Le classi terze, quarte e quinte hanno messo su carta le loro idee di tifo e premiato il miglior calciatore del Teramo della stagione appena conclusa, il capitano Andrea Arrigoni. Giuseppe Bracalenti, a vedere questi disegni c'è una bella speranza per il futuro della tifoseria teramana. Assolutamente, per noi era questo l'obiettivo e questo rimarrà sempre l'obiettivo, coinvolgere i più piccoli nei messaggi di passione per la squadra della propria città, di tifo sano, corretto e di tutte quelle manifestazioni che appunto portano ad a sdoganare un attimino il tifo uguale violenza. Non è così, il tifo è anche in grado di offrire messaggi positivi, questi bambini con il loro animo nobile sono riusciti a farlo. Per noi il tifo e il sociale devono andare per forza di pari passo, come un'associazione come la nostra, come il club che ha 50 anni di vita, quindi una delle più longeve della provincia, quindi è un dovere farlo, cerchiamo di farlo nel migliore dei modi, con queste iniziative e anche grazie alla collaborazione dell'Unicef, che appunto è un'organizzazione mondiale. Un'iniziativa che avvicina i più piccoli anche al mondo del calcio in maniera sana. Assolutamente, vuole essere un modo per avvicinare appunto i bambini allo sport, al calcio in particolare in questo momento, dove attraverso i disegni è stato pure un modo di rappresentare quelle che sono le loro sensazioni, come intendono il calcio, come lo immaginano e quindi qui oggi proprio a rappresentare la bontà non solo di quello che si è fatto in termini di opere da parte dei bambini, ma anche per i messaggi che passano dai singoli disegni. Una sinergia che è partita col club Biancorosso un po' di tempo fa e devo dire si consolida nel tempo e questo ci fa piacere perché significa che condividiamo assolutamente quelle che sono delle linee guida e poi nel premiare quello che è il calciatore dell'anno biancorosso, quindi il capitano Arrigoni, ed è un bel momento perché dico sempre questi sono momenti in cui i bambini possono focalizzare e tenere un ricordo nel tempo, il loro disegno, il capitano della loro squadra, il momento di premiazione che possa essere insieme a tutti i diritti, perché qui oltre ai disegni sono esposti anche i diritti dell'Unicef, un momento per ricordare che veramente dobbiamo rispettare i diritti di tutti i bambini, ma nello stesso tempo far sì che ogni singolo bambino possa conoscerli e viverli al meglio, nel rispetto ovviamente di tutte le persone. Il servizio era di Ania Cantagalli. Continuiamo a parlare di sport. La salute dello sportivo fra tutela e innovazione è il tema del convegno che si è svolto all'Aurum di Pescara con specialisti ed atleti. Ormai sono diversi anni che cerchiamo di andare in questa direzione e insieme al dottor De Feo stiamo cercando di coniugare medicina e psicologia dello sport per riuscire a promuovere la salute e il benessere dello sportivo, prendendo in considerazione i vari aspetti che rientrano nella condizione generale in cui versa l'atleta di qualsiasi livello, quindi a partire dall'atleta amatoriale fino ad arrivare al campione e quindi chi lo fa per professionismo. Parliamo di un'età che si sta sempre più allargando probabilmente oggi. Sì, il nostro scopo in effetti è proprio quello di avere la possibilità di allargare la base, di curare i settori giovanili e di far sì che vengano fuori quei talenti che se eventualmente ci sono nella maniera più adeguata possibile, quindi nel rispetto totale del carico di lavoro che l'atleta può sopportare. Dottor De Feo, com'è cambiata oggi la pratica sportiva? Allora, la pratica sportiva oggi è cambiata tantissimo, infatti oggi come abbiamo visto nell'intervento del presidente Sospiri che raccontava che lui è andato a New York e a New York non esistono più negozi che vendono vestiti normali, vendono tutti roba di sport, cioè lo sport ormai si buttano tutti nello sport.
sport, fanno tutti sport ed è giusto che facciano tutti sport, però la cosa importante è fare sport in sicurezza, come facendo le visite medico-sportive, facendo quindi con la collaborazione nostra, ecco, dei medici dello sport che facendo la visita medico-sportiva diamo la possibilità alle persone di fare attività sportiva in sicurezza. Infatti c'è un progetto adesso nazionale che parla appunto di palestre sicure e palestre della salute, dove il medico dello sport fa delle vere prescrizioni, quindi il medico dello sport fa la prescrizione e la persona va in palestra a fare terapia, cioè l'esercizio fisico visto anche come terapia medica. Ed entriamo nella pagina sportiva, finisce 3-3 la gara di andata del primo turno della fase nazionale dei play-off di Serie C tra Pescara e Feralpi Salò. Biancazzurri avanti 1-0, poi sotto 1-3 che hanno la forza di uscire con un pari dall'Adriatico Cornacchia. Un risultato che però costringerà l'11 di Zauri a vincere in Lombardia giovedì sera alle 20:30. Paolo Renzetti. Finisce in parità per 3-3 il primo round fra Pescara e Feralpi in una gara dalle mille emozioni con i biancazzurri capaci dell'ennesima rimonta ma costretti ora a vincere a Salò per arrivare al secondo turno nazionale della pool promozione. Resta la macchia di 7 gol subiti in 3 gare casalinghe dove il Delfino non è mai riuscito però a vincere. Zauri rispetto al match con il Gubbio manda in campo dall'inizio gli Anes, Nzita, Memusciai, Ferrari e Rauti. I Lombardi di Vecchi giocano con il 4-3-1-2 in campo l'ex pescarese Bacchetti. Buona presenza di tifosi all'Adriatico dove dirige Carella di Bari di fronte a 4.000 spettatori. Partenza aggressiva del Delfino che al sesto, al primo affondo passa. Ferrari conquista con caparbietà un angolo con Pontisso che dà la bandierina a Pennella, centro area per Memusciai che di testa salta quasi indisturbato mettendo il pallone alle spalle del portiere De Lucia per l'1-0 abruzzese che fa esplodere l'Adriatico Giovanni Cornacchia. Buono l'approccio dei ragazzi di Zauri che corrono un brivido al 14° con il tiro di Spagnoli che fa terminare il pallone di poco sopra la traversa della porta difesa da Sorrentino che però al 21° non può nulla con il colpo di testa di Spagnoli che su punizione di Di Molfetta fa 1-1. Nuova parità fra Pescara e Feralpi con gli ospiti che si caricano e che si rendono pericolosi al 28° con il cross di Bergonzi e il colpo di testa di Spagnoli che manca di poco il bersaglio grosso. Ci provano i padroni di casa in un match equilibrato e che vede le due squadre attente a non scoprirsi. Al 39° Pontisso prende la mira dei 20 metri, non inquadrando però lo specchio della porta ospite. Poi più nulla fino al 45° quando arriva il doppio fischio di Carella che manda i giocatori di Pescara e Feralpi negli spogliatoi. In avvio di ripresa al secondo Pontisso in area mira all'angolino trovando la respinta ospite. Al terzo Pompetti commette fallo sulla tre quarti e prende un giallo pesante che lo costringerà a saltare la gara di ritorno. Le brutte notizie non sono però finite perché dopo 2 minuti Di Molfetta si inventa una grande giocata segnando il gol del vantaggio. Feralpi che dopo essere andata sotto ora conduce per 2-1 con il match che si fa maledettamente in salita per il Pescara che paga la costanza di tanti gol subiti. I tifosi biancazzurri non demordono incoraggiando i propri beniamini. Al 10° Pompetti prende la mira dalla distanza sfiorando i pali della porta lombarda ma i biancazzurri si dimostrano di burro in difesa e al quarto d'ora su angolo di Di Molfetta e legati a insaccare di testa alle spalle di Sorrentino. Si fa dura, durissima per il Pescara che però ha la forza di segnare al 19° con il caparbio neoentrato Cernigoi la rete del 2-3 che tiene in vita il Delfino. Le due squadre si allungano e al 23° Guerra segna il gol del 2-4 ma in fuorigioco con Carella che giustamente annulla. Ma le emozioni non finiscono più all'Adriatico Giovanni Cornacchia visto che Rauti al 29° su assist di Cernigoi a due passi da De Lucia non sbaglia e fa 3-3 andando ad esultare sotto la Nord. Il gran cuore della squadra permette al Pescara di trovare così un pareggio insperato ma sicuramente meritato. Dopo Pompetti arriva il giallo anche per l'altro diffidato De Risio che come l'ex interista sarà costretto a saltare la gara di ritorno. Si arriva così agli ultimi minuti di gara con Siligardi che al 44° chiama Sorrentino al salvataggio in angolo prima del convulso finale in cui il Pescara prova il miracolo che ora occorrerà giovedì 12 maggio alle 20:30 all'Otturina di Salò dove Sorrentino e compagni saranno chiamati a vincere per non salutare anticipatamente i playoff e chiudere così la stagione.
In casa Teramo si lavora per definire il prossimo futuro societario. Restano in attesa staff e giocatori, tra cui il capitano Andrea Arrigoni, che ha parlato del campionato appena concluso, rinnovando la volontà di restare in biancorosso nonostante il contratto in scadenza. Agnia Cantagalli. Andrea Arrigoni, non potevi che essere tu il miglior biancorosso di questa stagione? Non lo so, mi fa piacere sicuramente, però è anche merito di tutta la squadra, perché quando viene valorizzato un singolo è sicuramente merito di tutta la squadra, quindi è un premio che fa piacere ma che condivido con tutti gli altri ragazzi. Questa annata a Teramo appena conclusa, dove la posizioneresti nelle tue annate e nella tua carriera, a livello anche di prestazioni e di gol? Ma è sicuramente una stagione importante, sono riuscito anche a fare, come hai detto tu, qualche gol in più rispetto al solito, quindi sono soddisfatto. È stata una stagione anche difficile per tante cose e quindi esserne uscito bene è sicuramente un valore aggiunto. Stai seguendo i playoff sempre con un po' di rammarico? Sì, quando vedo le partite così, come avevo detto nell'ultima conferenza, un po' rosichi, perché sono partite, come vediamo, sono proprio belle da giocare, sono vive, sono emozionanti, quindi sono partite che uno spera sempre di poter giocare. Pescara che riesce sempre a recuperare, però adesso a Salò servirà una vittoria, non so se hai seguito la partita. Sì, è riuscita a raddrizzarla perché era sotto 3-1, quindi si è dato una bella spinta per il ritorno, perché averla pareggiata gli tiene comunque aperta la partita. Dovrà andare a vincere a Salò, ma il Pescara penso che sicuramente la capacità di vincere a Salò ce l'ha. Non ti posso non chiedere se Andrea Arrigoni ha già ricevuto qualche proposta, offerta, sondaggio da parte di qualche squadra, perché sei a scadenza di contratto con il Teramo. Sì. Guarda, io personalmente non so niente, non so se il mio procuratore ha ricevuto qualcosa, ma non lo so, penso che sia ancora presto per parlare di queste cose, però sono in attesa di capire un po' sia il futuro qua a Teramo e sia nel caso di guardarmi intorno, come logico che sia. Nel caso seguiresti Federico Guidi, se non dovesse anche lui restare a Teramo? Ma non lo so, sicuramente col mister mi sono trovato bene, poi dopo il seguirlo o meno dipende da tante cose, sia da lui innanzitutto, e quindi vabbè, vedremo un po' cosa ci riserverà il futuro. Il tuo primo pensiero comunque è provare a restare qui? Ma sicuramente a me farebbe piacere, perché portare avanti un lavoro in un certo modo, io ne sarei molto contento, quindi certo che ci spero. Però in questo momento non aspetto notizie, come voi, come tutti, e vediamo. E ora il volley, successo nettissimo anche in gara 2 per l'Abba Pineto, che stende Aversa e si regala il pass per la finale, che vale la promozione in A2. Soddisfazione sia da parte del presidente Abbondanza che del coach dei biancazzurri Franco Bertoli. Sergio Zappalorto. Bella soddisfazione poter vincere in questo modo davanti a un pubblico simile. Guarda, questo pubblico ripaga di tutti gli sforzi e di tutti i sacrifici fatti nel corso degli anni, in particolare in quest'anno. Siamo partiti molto forti, poi abbiamo avuto una piccola flessione, adesso abbiamo ripreso, come dire, abbiamo ripreso spunto in maniera importante, quindi vedere questo palazzetto e vedere i pinetesi festanti è la cosa più bella che potevo vedere oggi, oltre al risultato che, come dire, è stato un connubio perfetto, tifosi, risultato. Franco Bertoli, una bellissima soddisfazione non solo perché avete vinto, ma il modo in cui avete vinto. A 22, 20 e 20 i parziali non dicono la differenza di valori contro una Aversa che forse in complesso ha deluso, da cui ci si aspettava qualcosa di più, ma il merito è soprattutto vostro, che non avete permesso ai campani di giocare come sanno. Sì, direi che noi abbiamo giocato una grandissima partita, abbiamo giocato ancora ad altissimo livello, ancora un'altra.
forse la partita ancora di maggior livello è stata domenica scorsa ad Aversa, finita dopo 2 ore e 3 quarti di battaglia. Noi abbiamo continuato su quel livello, loro sono un po' calati, ma nello sport è sempre difficile capire chi cala e chi cresce. Loro sono grandi avversari, l'hanno dimostrato in tutto il loro girone finendo primi in classifica, quindi onore ad Aversa che ha giocato, però noi stasera siamo stati veramente eccellenti in tutti i fondamentali, nell'attenzione, sì, bene a Muro, abbiamo cambiato un po' il gioco, abbiamo giocato più primi tempi e Catone, il regista, è stato bravo a farlo. Parliamo del futuro, che è la cosa più importante, ormai siete in finale e questo è certo, non ve la toglie nessuno, o Casarano o Prata di Pordenone, questo Pinetto qua è in grado di arrivare fino in fondo? Certo che sì, siamo qui con merito, quindi significa che il nostro livello di gioco vale la finale e se vale la finale noi ce la giocheremo. TV6 informa che intende diffondere messaggi politici a pagamento per le elezioni amministrative 2022 fissate per il 12 e 13 giugno e per il referendum fissati per il solo 12 giugno. A tal fine informa che nella sede di Silvi in via Nazionale Adriatica Nord 26 al numero telefonico 085 9300 20 è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. È tutto per questa edizione, io vi ricordo che il TG si può seguire in diretta su Facebook, infatti siamo anche sui social, e tutta l'edizione del TG è consultabile sulla pagina YouTube di TV6 e all'indirizzo www.tv6.it. L'appuntamento col TG6 è per questa sera alle 19, grazie per averci seguito, arrivederci.